Partiti i lavori sulla struttura dell'ospizio provinciale di beneficenza Umberto I, dove operano i 20 volontari di Sant'Agata che settimanalmente sostengono più di 50 famiglie, grazie alla rete di supporto da loro creata, una realtà che è fondamentale per questa parte della città e che già lo scorso mercoledì era impossibilitata ad accedere ai locali visto il crollo di Calcinacci, tempestivo l'intervento della provincia. Devo dare un grandissimo grazie in nome di tutti noi al Libero Consorzio Provinciale perché ha preso a cuore la nostra causa, l'ha sposata e la condivide nella gioia e nel dolore. E per la prima volta nella nostra storia, anche se breve, abbiamo avuto grossissime difficoltà perché il numero degli utenti è aumentato ed è inutile spiegare il motivo perché lo conosciamo tutti. Per la prima volta abbiamo avuto, come le dicevo, grandi difficoltà, ma abbiamo mandato un SOS che è la collettività nel piccolo, ciascuna famiglia, ha accolto e devo dire grazie perché insieme siamo riusciti ad ottemperare quelle che erano le grandi mancanze. Potranno presto tornare ad operare i volontari e a continuare il loro percorso di assistenza.